Tra i diversi modi di solcare il palcoscenico, uno racchiude il seme della nostra storia, delle nostre tradizioni più lontane, fatte di demoni, feste di rinnovamento e riti di fertilità. Mi sono sempre chiesta, ma da dove nasce il carnevale che ancora oggi festeggiamo? Dalle grandi feste per il passaggio dell'anno arrivò il carnevale, con la sua baldoria, con i suoi colori e la sua frenesia. Per le strade e nelle piazze, acrobati e poeti, scrittori e parlatori catturavano l'attenzione attraverso scherzi, satira e volgarità. Lo stesso spirito di festa che in alcuni luoghi, ancora oggi, è possibile incontrare. E fu proprio dall'intemperanza del carnevale che la commedia dell'arte mosse i suoi primi passi, riversando tutta quella follia nei personaggi in maschera che rovesciarono il mondo. Compagnie si sono costruite spontaneamente attraverso l'inserimento anche di altre figure che sono state affascinate anche da questo modo nuovo di divertirsi insieme. Leggo quindi moltissimo alla giullaria medievale, al modo in cui i giullari andavano in piazza nella loro solitudine. Ma prima erano fenomeni molto individuali, quello che viene conosciuto come il giullare, no? O il saltimbanco, erano comunque figure che si muovevano sporadicamente, da sole, individuali. Invece per la prima volta la gente dice, ma noi possiamo farlo anche insieme. Quindi il bisogno di giullare, di incontrarsi, di scambiarsi le esperienze e di iniziare a fare gruppo. Come se fosse tutto nato dalla necessità, no? E hanno visto che se mettevano insieme le forze riuscivano a costruire qualcosa di più forte, di più potente. Ognuno ha messo la sua necessità e la sua abilità. Decide di fare una cosa, consacrarsi al viaggio come forma di produzione culturale. Quindi uscire dal centro abitato, uscire dalla città, confrontarsi con le realtà, le più grandi, le più piccole, per portare questa grande tradizione che è quella dell'immaginario popolare, quindi della maschera come riconoscimento di quelli che sono i vizi e le virtù che dal 1500 al 2014 non sono cambiate. Torni nello tuo carcere! Oh, 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 cavaliere, perdona l'atto mio! Ma devo preferire il denaro del lombarone allo tuo valore. E tu se mi ami, fattene una cagione! Anzi no! No, cavaliere mio, fatti in castello! Balli, musica e spettacoli riempivano le piazze, le strade e le case.